noto fisico Giancarlo Ghirardi, professore emerito all'Università di Trieste, è morto sulla spiaggia di Grado per un infarto, aveva 83 anni. La nascita del nuovo governo giallo-verde non muterà l'atteggiamento del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, così il consigliere Ussai Arding. Esponenti dell'Unione Europea insultano l'Italia, il governo populista e l'export di Rotterdam e presidenti di Assoporti in testa d'Agostino lasciano i lavori. Il sindaco di Piazza non ci sta, i rilievi del Ministero per il tram di Opicina lo fanno andare sempre di più su tutte le furie. Chiusi i lavori di rifacimento delle sponde di Ponte Rosso e l'assessore Lodi annuncia il prossimo avvio dei cantieri in Piazza Sant'Antonio. Domani l'ordinazione di 6 nuovi sacerdoti in cattedrale, domenica la celebrazione del Corpus Domini con la processione. Massimo Pavanelli è ufficialmente il nuovo allenatore della Triestina, oggi la presentazione nella sede della società. Buonasera dal telegiornale di Tele4. In apertura la cronaca, è stato stroncato da un infarto mentre si trovava in spiaggia a Grado. Il fisico Giancarlo Ghirardi, 83 anni, professore emerito all'Università di Trieste. È stato trovato privo di vita nel primo pomeriggio di oggi a pochi metri dalla riva. A notarlo sono stati alcuni bagnanti che si trovavano nei paraggi e che non avevano sentito alcuna richiesta d'aiuto. Ghirardi era giunto a Grado in auto da Trieste con la moglie. Il decesso è avvenuto all'ingresso 7 della spiaggia in Città Giardino. Sul posto il personale dell'emergenza sanitaria, che però purtroppo non ha potuto far altro che constatare il decesso. Il fisico di fama internazionale Ghirardi ha firmato oltre 230 pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali e ha insegnato anche negli Stati Uniti e in Sud America. È uno dei soci fondatori ed è stato presidente della Società Italiana di Fondamenti di Fisica e ha anche ricoperto il ruolo di presidente del Consorzio per la Fisica di Trieste. Un'altra notizia di cronaca, un operaio rimasto gravemente ferito al volto da una sega circolare all'interno di un cantiere stamani a Trieste. L'infortunio si è verificato alle 10.30 in pieno centro cittadino in via Manzoni. Il tecnico è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Cattinara. Sul posto sono intervenuti i medici del 118 con un'ambulanza e le forze dell'ordine. Non sarebbe in pericolo di vita. Il presidente del Consiglio regionale, Ettore Romoli, 80 anni, è stato ricoverato d'urgenza mercoledì sera nel reparto di terapia intensiva all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine. L'ex sindaco di Gorizia, tra i principali esponenti di Forza Italia regionale, era già stato ricoverato per sua decisione pochi giorni dopo la fine della campagna elettorale delle regionali 2018 per una fastidiosa infezione, la stessa che lo ha costretto a rivolgersi ancora alle cure del sistema sanitario regionale. Romoli è stato dunque operato a Udine. Le condizioni del presidente, sempre da quanto emerso nelle scorse ore, paiono generalmente buone. Ieri a Ring Ferdinando Avarino e i suoi ospiti hanno commentato la nascita del nuovo governo nazionale che, secondo il consigliere regionale 5 Stelle Andrea Ussai, nonostante l'accordo con la Lega, non muterà l'atteggiamento dei grillini in consiglio regionale. Sentiamo. In diretta a Ring abbiamo sentito quindi la nascita, di fatto, ora è ufficiale, sino al giuramento domani alle 16, del nuovo governo. Mento? Io soddisfazione? Non lo so, esatto, facciamoli vedere. Nasce l'accordo ormai io non ufficiale. Non voglio nessuna mano. No, no, ma voi non esistete. No, io volevo voi avete solamente... no, voi non esistete. No, avete una lapide ormai, no? No, basta... non no, ma guarda, basta vedere quello che scrivono i telespettatori. Dicono sterilizzate la sinistra. Come si comporta il Consiglio regionale? Noi già nella scorsa legislatura. Guardi che è dura adesso, perché poi arriva Federica a fare. Noi già nella scorsa legislatura abbiamo sempre avuto un atteggiamento propositivo, nel senso che abbiamo votato a favore o contro, indifferentemente da chi aveva proposto la mozione o la legge, abbiamo votato a favore a proposte della Lega come anche a proposte del PD. Io spero che venga superato il reddito regionale, che ci sia un reddito di cittadinanza nazionale che garantisca la puntualità anche nell'erogazione, perché con il fatto che siamo passati dal
dal MIA regionale e abbiamo dovuto integrarlo prima col SIA, poi col REI, poi tutte queste sigle, no, che hanno portato un coordinamento con l'INPS e dei ritardi allucinanti per persone che hanno bisogno, sono intollerabili. Per cui io spero che si riesca ad arrivare prima possibile a un reddito nazionale, rafforzando naturalmente per i primi sei mesi, un anno, quelli che sono i centri per l'impiego, che da noi funzionano poco, da altre parti non funzionano per niente. E questa sera a Ring dalle 21 avremo ospiti in studio, dapprima Paolo Polidori, vice sindaco, neo vice sindaco di Trieste, poi il dibattito tra Radames Raz della Lega, Luca Bressan del PD e Michele Babuder di Forza Italia. Alle 22 Ferdinando Avarino intervista Deborah Serracchiani, onorevole del PD. Alle 22.30 il senatore Stefano Patuanelli del Movimento 5 Stelle. Un nuovo caso di insulti all'Italia da parte di esponenti dell'Unione Europea si è consumato nel corso della due giorni di incontri a Rotterdam durante l'Expo Conference organizzata dall'Associazione dei Porti Europei, e i presidenti di Assoporti di alcuni scali nazionali hanno abbandonato i lavori. Sentiamo Rico Scaramucci. Abbandonato Tukur assieme agli altri membri della delegazione italiana la sala dove si stava svolgendo la 15ª edizione dell'Expo Conference 2018, l'Associazione dei Porti Europei, ospitata nelle giornate di ieri e oggi presso lo scalo di Rotterdam. Zeno D'Agostino, presidente di Assoporti, nonché dell'autorità di sistema portuale dell'Adriatico Orientale, assieme a Stefano Corsini, Pino Musolino e Ugo Patroni Griffi, al vertice rispettivamente delle autorità dell'Alto Tirreno, dell'Adriatico Settentrionale e dell'Adriatico Meridionale, hanno reagito in questo modo all'intervento decisamente fuori luogo e soprattutto immotivato del commissario europeo al commercio Karel de Gucht. Questo accenno all'Italia, che pensavamo fosse abbastanza veloce, invece è durato più di 10 minuti, non mollava più, continuava a parlare dell'Italia e degli italiani, diciamo l'incapacità in qualche modo di gestire certe situazioni nel momento in cui si dovesse profilare un'uscita dall'euro e quant'altro. Sono dopo 10 minuti che insomma il discorso verteva tutto sull'Italia. Noi abbiamo pensato che forse aveva e stava esagerando, ma non aveva niente di oggettivo, stava diventando molto soggettivo, stava diventando anche particolarmente sgradevole per noi che eravamo i rappresentanti in quel momento del nostro paese. Subito dopo, continua Zeno D'Agostino, i vertici di Expo sono venuti a scusarsi, ben comprendendo l'imbarazzo conseguente all'intervento di De Gucht, che, è bene ricordarlo, fa seguito ad analoghi commenti negativi sulla situazione italiana da parte di rappresentanti apicali dell'Unione Europea, e cioè Günther Oettinger, commissario europeo al bilancio, e Jean-Claude Juncker, presidente della Commissione Europea. Sono tutti a dirci, insomma, che non hanno capito perché questo signore abbia voluto esagerare così tanto nel parlare del nostro paese. Comunque Expo è andato molto bene, tra l'altro Expo, l'evento Expo l'anno prossimo verrà ospitato in Italia a Livorno, per cui abbiamo appena presentato a tutti i rappresentanti europei il porto di Livorno e l'area, diciamo, di Livorno che ospiterà l'evento Expo. I rapporti con i vertici sono buoni, purtroppo quel signore, insomma, ha rovinato un paio d'ore di questo bel evento. È stata depositata oggi dalla sezione regionale della Corte dei Conti la delibera di approvazione della dichiarazione di affidabilità del rendiconto della nostra regione per l'esercizio 2017. I risultati riscontrati, informa l'organo giuridico contabile, hanno consentito di fornire una valutazione in termini di affidabilità del rendiconto regionale. Alcune operazioni, secondo i giudici, hanno tuttavia fornito dei segnali di non piena rispondenza alle norme, che tuttavia, considerando che si riferiscono arrivano a irregolarità in corso di superamento da parte dell'amministrazione regionale, non sono stati d'ostacolo alla conclusione positiva del controllo. Il documento invita l'amministrazione regionale a un miglior rispetto delle procedure, sia amministrative che contabili, e una più puntuale attenzione verso le scadenze temporali normative previste. Il sindaco di Piazza non ci sta ai rilievi del Ministero, in particolare dell'Ustif, per il nulla osta al ritorno del tranvio Piccina, lo fanno andare giorno dopo giorno su tutte le furie. Sentiamo. I am Frau Blücher. Parafrasando Frankenstein Junior, guai pronunciare la parola Ustif davanti al sindaco di Piazza. Veramente delle persone incompetenti al massimo.
Le osservazioni richieste dall'ufficio periferico del Ministero dei Trasporti per concedere il nulla osta alla ripresa del tram di Opicina hanno fatto andare il sindaco su tutte le furie e la rabbia non sfuma col passare dei giorni, anzi. Pensano che sia la freccia rossa che va in salita. Ci chiedono dei metri, delle case devono essere tot distante dalla Trenovia. Cosa butto giù? Le case che sono state costruite 100 anni fa, ridicoli. C'è poi un'altra questione che secondo il sindaco denota un certo pressapochismo nell'approccio al problema da parte dell'Ustif. Secondo problema, le persone con problemi di mobilità. Le carrozze sono vincolate, non è prevista la possibilità di far salire carrozzelle, carrozzine, eccetera. Per cui questi non sanno di cosa parlano. Sbagliare umano, perseverare diabolico. E l'assessore regionale alle infrastrutture Graziano Pizzimenti annuncia in una nota che dal prossimo 4 giugno gli utenti che fanno parte delle categorie protette si potranno recare nelle biglietterie abilitate per richiedere un nuovo abbonamento beneficiando dell'agevolazione prevista. Chiusi i lavori di rifacimento delle sponde di Ponte Rosso, il collegamento pedonale dunque tra Piazza Libertà e Piazza Venezia si arricchisce di un nuovo tassello e fra un po' toccherà a Piazza Sant'Antonio. Sentiamo ancora Umberto Bosazzi. Stamani di fatto il Comune ha in qualche modo ufficializzato la chiusura dei lavori di riqualificazione delle sponde lungo la zona di Ponte Rosso. Un lavoro importante di oltre 1 milione di euro iniziato lo scorso aprile che ha visto lavorare le imprese Pertot e Rosso anche in giornate veramente difficili. Infatti in un anno siamo riusciti a fare un'opera stupenda di riqualificazione aggiungendo anche un baffo ulteriore sulla via Rossini che non era all'inizio previsto. Soddisfatto il sindaco di Piazza, secondo cui l'intervento in Ponte Rosso è un importante tassello di quell'asse pedonale che andrà a percorrere il tratto lungo compreso fra Piazza della Libertà, lavori imminenti, e Piazza Venezia. Detto ciò, l'attenzione del comune nei confronti del borgo teresiano non si conclude qui. In realtà l'idea dell'amministrazione è quella di continuare. Andiamo avanti ovviamente con via 30 ottobre, dove i lavori proseguono, e allo studio degli uffici dell'area dei lavori pubblici abbiamo la riqualificazione di Piazza Sant'Antonio. Il sindaco di Piazza ha inoltre annunciato l'imminente asta per Palazzo Carciotti che dovrebbe diventare un hotel di lusso, base 24 milioni di euro. E sempre nell'ambito dell'abbellimento della città ci spostiamo ora al comune di Monfalcone che ha iniziato un'operazione di restyling delle aiuole degli spazi verdi cittadini in chiave antidegrado, puntando in particolare a partecipare al concorso nazionale Comuni Fioriti. Vediamo. Non più solo città dei cantieri, Monfalcone aspira a diventare comune fiorito. Per la prima volta l'amministrazione ha deciso di partecipare al concorso nazionale Comuni Fioriti e ha già cominciato ad arricchire aiuole e spazi verdi cittadini di nuove piante. L'operazione intende soprattutto mettere al bando il degrado e dare un'immagine più curata della città. Abbiamo iniziato con alcune zone, punti critici della città, in particolare la piazza, e abbiamo cercato di abbellire con delle macchie di colore senza però spendere tanto. Questa iniziativa fa parte dell'azione antidegrado, è stata molto apprezzata dai cittadini, per cui noi siamo incoraggiati adesso a continuare con questa iniziativa e infatti parteciperemo al concorso Comuni Fioriti. È la prima volta nella storia del comune di Monfalcone che si fa un concorso di comune fiorito. Dopo Piazza della Repubblica si procederà ad arricchire di fiori e piante le aiuole di alcune rotatorie cittadine, con un'attenzione particolare alle essenze locali. Le prossime iniziative saranno l'abbellimento delle rotonde di entrata in città, in particolare quelle sia da Trieste che da Ronchi dei Legionari, e proprio in questi giorni abbiamo deciso che in due delle rotonde di entrata in città da Trieste metteremo al centro degli alberi bagolari che sono dei alberi autoctoni e quindi speriamo che crescano bene e che diventino il bobolare del Bonfalcon. Ora ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria. Restate con noi.
Rientriamo in studio per parlare di una notizia di cronaca. Dopo il grave episodio di qualche giorno fa, il consigliere Tujak ha promosso una manifestazione in piazza Perugino, per la verità non molto partecipata, ma nella quale ci sono stati anche momenti di tensione. Vediamo. Una rissa, litigate fra persone. Gente che beve, gente che... Momenti di tensione ieri sera durante la manifestazione organizzata dal consigliere comunale di Forza Nuova Fabio Tujak in piazza Perugino, teatro qualche giorno fa del ferimento di un giovane da parte di due sedicenni. L'iniziativa del pugile aveva lo scopo di chiedere maggiore sicurezza, in particolare in quella zona da tempo segnalata dai residenti come pericolosa e vittima del degrado. Oltre al piccolo gruppo di manifestanti erano presenti in piazza anche alcuni ragazzi residenti nel luogo con i quali si è accesa una vivace discussione. Mi offenda che non sono quello che sono. Non credo che il problema, adesso non mi fate credere che il problema è il razzismo, perché questo è stato omicidio, non è così. Poteva essere un omicidio. E siccome ci vengono i figli qua in Rione, qua vogliamo... Possiamo pretendere di vivere in pace, possiamo pretendere che non siano buttate le bottiglie per terra di birra. Solo che mi dà fastidio che quando qualcuno, ad esempio come ha fatto lei, lei non è stato, informato per bene, capito? Io conoscevo i ragazzini che hanno fatto casino, uno era italiano, triestino, e uno era serbo. Cioè non è che tu vieni dal nulla e cominci a offendere la persona. Non sarà colpa vostra, non metto in dubbio, però il messaggio è questo, un messaggio anche politico alle forze dell'ordine, che ci siano maggiori controlli, perché qua questa piazza deve tornare l'Isola Felice che era prima. Giorni importanti per la diocesi triestina, domani l'ordinazione di 6 nuovi sacerdoti, domenica invece la celebrazione del Corpus Domini con la processione e il messaggio dell'arcivescovo Crepaldi alla città. Vediamo. Giornate di festa domani e dopodomani per la diocesi triestina. Domenica 3 giugno si celebra il Corpus Domini. L'arcivescovo Crepaldi presiederà la celebrazione eucaristica a San Giacomo con inizio alle ore 18, quindi la processione eucaristica verso San Giusto. In quella circostanza Monsignor Crepaldi rivolgerà un messaggio alla città. È una grande manifestazione cittadina dove si riconferma da parte del popolo cristiano di Trieste l'amore verso Gesù Eucaristico, l'Eucaristia. Io credo che questo amore, questa espressione di fede, questo atto pubblico che la Chiesa fa del credere in Cristo sia anche una benedizione, in fin dei conti, non solo per la nostra Chiesa, ma anche per la nostra città. Domani alle 17, sempre a San Giusto, verranno consacrati 6 nuovi sacerdoti. E sarà una giornata di grazia, di gioia, di festa per questo evento straordinario. Uno di essi andrà a Udine, gli altri 5 opereranno all'interno della nostra diocesi. Vengono distribuiti in base alle necessità delle varie parrocchie. E allora uno di questi è di nazionalità slovena, c'è una comunità slovena piuttosto forte a San Giovanni, farei vice parroco a San Giovanni. E così altri, insomma, dove c'è bisogno della loro presenza, e altri ancora per incentivare alcuni rami o ambiti pastorali che sono un po' carenti. Nel numero di Vita Nuova in edicola da oggi anche il messaggio dell'arcivescovo di Trieste in merito alla legge sull'aborto. Vediamo. Come sempre il numero di Vita Nuova in edicola questa settimana alterna articoli dedicati alla vita delle parrocchie triestine o di carattere dottrinale a spunti di riflessione collegati al mondo della politica, non solo locale, e del sociale. La foto grande di copertina rimanda ad una serie di servizi interni dedicati al giugno eucaristico, che comprende anche l'approfondimento finale su San Pasquale Bailon in previsione del Corpus Domini.
Per quanto concerne la parte più dottrinale, il settimanale diocesano si occupa delle nuove ordinazioni sacerdotali e appunto della vita delle parrocchie della diocesi. La politica e il sociale sono presenti con articoli dedicati alla giunta regionale e alla legge sull'aborto, oggetto di un comunicato dell'arcivescovo Crepaldi che annuncia la ripresa della lotta contro di essa. Il direttore del periodico diocesano Stefano Fontana, nel suo editoriale, si occupa della situazione politica italiana. Le pagine di cultura e spettacolo completano questo numero che, come ormai abitudine, si potrà acquistare anche nelle parrocchie. Dopo 5 anni torna a Trieste la Notte dei Ricercatori. La città ha vinto infatti la gara europea con un progetto approvato appunto dalla Commissione europea, arrivando proprio prima. Vediamo. La Notte dei Ricercatori è un ritorno tra l'altro dalla porta principale, perché qui abbiamo organizzato un consorzio che si spande per tutta l'Italia e che ha avuto, abbiamo partecipato a un bando europeo e siamo arrivati primi in Europa. Nasce per favorire l'incontro tra scienziati e cittadini, l'iniziativa della Commissione europea La Notte dei Ricercatori, che torna a Trieste dopo 5 anni. Erano ben 128 le cordate partecipanti alla gara, ma solo 55 sono state finanziate, di cui 9 in Italia. Il progetto a cui partecipa Trieste, denominato Sharper, è stato approvato con un punteggio molto alto, 14,5 su 15, anche grazie all'attenzione riservata ai giovani e alla divulgazione. Ci riempie di soddisfazione perché significa ancora una volta quanto sia importante Trieste per la scienza e la scienza per Trieste. È stato anche riconosciuto il ruolo degli scienziati come divulgatori e trasmettitori della scienza. La Notte dei Ricercatori si svolgerà il 28 settembre di quest'anno e nello stesso periodo del prossimo anno in 11 città italiane, tra cui Trieste, e vedrà la partecipazione delle principali istituzioni scientifiche e di formazione della nostra città. Un percorso che coinvolgerà centinaia di ricercatori. L'idea è quella di rendere più partecipi tutti i cittadini al ragionamento scientifico, proprio al discorso scientifico, alla necessità di basare affermazioni su dati solidi e su opinioni che siano provate e riprovate. Purtroppo, soprattutto sui social, noi assistiamo in questo periodo ad affermazioni che non hanno nessun valore scientifico e questo a uno scienziato come me e come noi fa molto male. Roberto Turrin è stato confermato alla direzione del Conservatorio Giuseppe Tartini di Trieste. La conferma è avvenuta in questi giorni con vasto gradimento del corpo votante composto dai docenti in servizio nell'anno accademico appena concluso. Sono davvero molto lieto e onorato della fiducia che il corpo docente del Conservatorio ha voluto esprimermi in questa occasione, ha dichiarato Turrin, riconfermandomi alla guida del nostro prestigioso istituto per il prossimo triennio 2018-2021. Tra i prossimi impegni del confermato direttore spicca il progetto per la prima orchestra stabile composta da studenti delle accademie musicali dei paesi INCE dell'iniziativa Centro Europea coordinata dal Tartini, che esordirà nell'ottobre del 2018 a Trieste e a Zagabria e rappresenta il primo esempio di sinergia sul piano produttivo musicale per le istituzioni d'alta formazione musicale del Centro Europa. E siamo così allo sport. Massimo Pavanelli è ufficialmente il nuovo allenatore della Triestina. La presentazione questa mattina presso la sede della società allo Stadio Rocco. Credo che l'obiettivo principale sia quello di ricostruire o di rinsaldare un rapporto fra tifoseria e squadra. Massimo Pavanel è ufficialmente il nuovo allenatore della prima squadra della Triestina. Il mister è stato presentato stamane nel corso di un incontro dall'amministratore unico del sodalizio Rosso Labardato, Mauro Milanese, che ha sottolineato come la prossima stagione sarà molto competitiva e l'obiettivo sarà quello di migliorare quanto fatto lo scorso anno, quando ci sono state 10 squadre che sono arrivate davanti alla Triestina, non permettendo quindi di raggiungere l'obiettivo playoff. Migliorarsi vorrà quindi dire arrivare a fine campionato nel novero delle squadre che potranno giocarsi da post season. Quell'idea di fare o di lavorare in questa società e averla vissuta da calciatore mi dà quel qualcosa in più, cioè so
in che società sono venuto. So che cosa vuole il tifoso triestino, so che qual è la grande l'ambizione, il sogno del tifoso triestino e quindi so quali sono le caratteristiche che il tifoso triestino cerca poi nella squadra che vuole vedere in campo. Nello staff tecnico che affiancherà Massimo Pavanel troviamo Daniele Riganti quale secondo allenatore, Luca Bossi preparatore atletico, Diego Del Piccolo preparatore dei portieri e Stefano Lotti collaboratore tecnico. E per quanto riguarda la strategia di gioco, il mister non sembra al momento volersi concentrare su uno schema prestabilito. Credo che avere un solo sistema di gioco sia limitativo. La cosa importante invece è avere delle persone, dei ragazzi intelligenti e degli uomini veri prima. Quello che cerco io è uno spirito comune, che non deve essere solo della squadra, ma deve essere anche della società, deve essere anche della stampa, deve essere anche delle istituzioni, deve essere della città. Se ci si identifica tutti e si vuole il bene della Triestina, credo che possa diventare una forza unica. Per quanto riguarda Nicola Principalli, afferma Milanese, l'idea sarebbe quella di affidargli la guida della formazione Berretti, discorso che verrà affrontato con l'interessato entro breve tempo. Infine, l'amministratore della Triestina sorvola sul discorso dei seggiolini. Il comune è il proprietario dell'impianto, è libero di decidere i colori che vuole, l'idea dei tifosi lo sanno, però insomma... Io non mi affascina molto parlare di seggiolini, anche se anch'io ho le mie preferenze dei colori sociali, ma queste insomma sono le cose meno importanti. E concludiamo con una notizia che riguarda il traffico. Dopo l'ascensione alla Pentecoste, la volta del Corpus Domini, una festività che per austriaci e tedeschi è sinonimo di vacanza, è iniziato ieri e durerà fino a domenica questo lungo ponte e i primi rallentamenti e problemi si sono infatti già verificati. In particolare domani, sabato 2 e domenica 3 giugno, la A4 sarà interessata da traffico intenso in entrambe le direzioni e al mattino potrebbero verificarsi code o rallentamenti in prossimità dei Caselli verso la località di Mare. Le località di Mare, traffico difficile anche in A23 ma in direzione Tarvisio per i rientri verso l'Austria e la Germania. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.